In testa in questa edizione del telegiornale c'è la cronaca, perché questa mattina in procura a Chieti è stato interrogato Andrea Ceri, l'imprenditore 51enne che domenica scorsa ha lanciato l'allarme dopo aver trovato in casa la moglie, la 53enne Lorena Paolini, agonizzante, poi deceduta con un evidente segno sul collo che lascerebbe ipotizzare la morte per strangolamento. Ipotesi di omicidio dunque alla base del fascicolo d'inchiesta aperto della procura, che ha affidato l'incarico per l'autopsia al medico legale Cristian Dovidio, autopsia prevista per domani. L'imprenditore ha risposto alle domande del PM, assistito dal suo avvocato, ma per sapere qualcosa di più di come si è svolta questa intensa mattinata, in collegamento c'è Anna Di Giorgio, che vedo già proprio all'esterno della procura a Chieti. Buon pomeriggio, Anna. Buon pomeriggio a te Paolo e ai nostri telespettatori. Sì, come dicevi, effettivamente questa mattina c'è stato l'interrogatorio investigativo disposto dal PM Falasca nei confronti di Andrea Ceri, il 51enne imprenditore, marito di Loredana Paolini, appunto, che è stata trovata senza vita, o meglio è stata trovata agonizzante domenica mattina, in tarda mattinata, nella sua abitazione di Ortona in contrada Ceri. È stata soccorsa anche inizialmente dal personale sanitario del 118, ma poi è deceduta. E quindi al momento, come dicevi Paolo, c'è un'ipotesi alla base dell'inchiesta che è stata aperta dalla procura di Chieti, che è un'ipotesi appunto di omicidio legata al fatto appunto che sul corpo della donna, sul collo della donna, è stato evidenziato subito un profondo segno sul collo, un'ecchimosi che lascerebbe ipotizzare una morte evidentemente per strangolamento. Quindi però sono ipotesi appunto che dovranno essere confermate anche nel corso delle indagini, di tutti quelli che sono gli esami disposti nel corso di questa inchiesta aperta appunto dalla procura di Chieti. Ma partiamo con ordine, perché questa mattina appunto negli uffici di via Spaventa della procura di Chieti, della Repubblica di Chieti, è arrivato l'imprenditore Andrea Ceri, accompagnato dal suo avvocato Maddalena De Gregorio, per rispondere appunto alle domande del PM Giuseppe Falasca. C'era anche il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ortona, Luigi Grella, che abbiamo anche provato ad ascoltare all'uscita dalla procura, ma di fatto nessuno ha parlato, entrando proprio nello specifico di quanto è accaduto questa mattina a Chieti. Si sa soltanto che l'indagato ha risposto alle domande del PM, ma nessuno poi effettivamente è entrato ovviamente nel dettaglio. Quindi la domanda anche che tra colleghi presenti questa mattina ci si faceva era se effettivamente l'indagato continua ad essere a piede libero oppure se in stato di fermo. Notizie che evidentemente poi arriveranno con una certezza maggiore nel corso di questa giornata. E intanto va detto che questa mattina in procura, dicevamo, è arrivato anche il medico legale Cristian Dovidio, al quale ufficialmente, in maniera proprio più precisa, diciamo che l'incarico per l'esame autoptico sarà affidato domani, e domani contestualmente dovrebbe iniziare anche l'autopsia sul corpo di Lorena Paolini, che dovrebbe eventualmente confermare o meno questa ipotesi di omicidio. Insomma, sicuramente dalla scena del ritrovamento del cadavere, da una prima ispezione cadaverica, si escluderebbe l'ipotesi di morte per malore naturale o per suicidio, vista appunto la dinamica, la scena del ritrovamento del corpo, che si sono trovati davanti anche gli investigatori. Al momento della morte, o meglio dell'aggressione eventuale, diciamo così, sono tutte notizie da mettere in forse, in casa, nell'abitazione di Contrada Casone a Ortona, che è ancora sotto sequestro, c'era anche una delle due figlie adolescenti appunto di Lorena, che però ha raccontato in un primo momento, dopo essere stata ascoltata come persona informata sui fatti, di non essersi accorta di nulla. L'allarme infatti, lo ricordiamo, era stato lanciato proprio dal marito di Lorena Paolini,
il 51enne imprenditore appunto Andrea Ceri, che aveva trovato la moglie agonizzante, chiamato poi il personale sanitario del 118 che però non è riuscito a salvare la donna. Questo insomma è il quadro in cui si muovono anche le indagini secondo l'inchiesta appunto avviata dalla procura. Ci dovranno essere notizie maggiori evidentemente, se riusciremo poi anche a contattare eventualmente l'avvocato Maddalena De Gregorio per capire appunto quale cosa è eventualmente emerso dall'interrogatorio di questa mattina. Resta comunque questa inchiesta di ipotesi di omicidio aperta dalla procura, sulla quale sta appunto continuando ad indagare la procura di Chieti. Questa mattina abbiamo anche ascoltato brevemente, proprio all'uscita dalla procura, il PM Giuseppe Falasca. Non so se c'è un contributo filmato che riusciamo a vedere, a mandare in onda dalla regia, Paolo. Sì, dovrebbe esserci. Eccolo. Notizie certe, sì, allora, le dà soltanto il procuratore capo. Io sono un sostituto, quindi dovete chiedere al procuratore capo, che è il dottor Gian Piero Di Florio. Grazie. Insomma, quasi telegrafico il PM Falasca, dovete chiedere al procuratore capo, sì, Di Florio. Bocche cucitissime, per così dire. Esatto. Bocche cucite, perché ovviamente il quadro è ancora tutto quanto da chiarire. Quello della morte di Lorena Paolini resta ancora un giallo tutto da risolvere. Del resto sono passate anche poche ore dal decesso della donna, e avete appunto ascoltato il PM Falasca, che ha detto: io sono solo il sostituto procuratore, dovete chiedere al procuratore capo, che è Di Florio. Quindi insomma, elementi più certi sicuramente arriveranno anche nel corso delle prossime ore. Cercheremo anche di capire qualcosa in più. Intanto c'è stato anche un ulteriore sopralluogo nella casa di Contrada Casone a Ortona, dove viveva appunto Lorena Paolini, per cercare di trovare elementi utili per ricostruire la scena di quella che al momento sembrerebbe essere un delitto, visto che l'ipotesi è quella proprio di omicidio.